L'APE, sentinella della qualità ambientale e baluardo della biodiversità, al centro di una manifestazione organizzata dall'Associazione Apicoltori Regione Abruzzo, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. La cucina, il miele e le api, un modello innovativo per la valorizzazione del territorio, è stato il tema che ha messo a confronto esperti del settore. La manifestazione è stata anche un momento importante per promuovere i mieli locali. Dopo il convegno c'è stata una degustazione di prodotti tipici con i mieli abruzzesi. Alla fine c'è stata la premiazione del concorso I Mieli del Territorio, intitolato al dottor Iannetti, teramano appassionato di apicoltura, che negli anni 70 ebbe l'incarico dal prefetto di riunire gli apicoltori del teramano. Questa manifestazione nasce a puntino perché, approfittando del premio Iannetti, un concorso per i migliori mieli del territorio, abbiamo allargato un po' le vedute organizzando non solo questo convegno con professori di primo livello, ma soprattutto dando praticamente questa visione che la tavola, quindi la nostra alimentazione, beneficia dell'attività dell'APE. Tutto quello che noi consumiamo oggi e non solo in questa occasione, per l'80% è dovuto all'attività dell'APE, che ha sempre problemi ulteriori da inquinamento, dalle attività umane che facciamo noi, però non ci sono le attenzioni dovute. Se viene a mancare l'opera dell'APE avremo ulteriori problemi. Il nostro è un territorio ancora integro, un territorio ricco di tradizioni, ricco di cucina, e l'APE è la sintesi di tutto questo, quindi non solo dobbiamo salvaguardarla, ma dobbiamo aiutarla attraverso le nostre istituzioni scientifiche, le agenzie scientifiche che abbiamo, a partire dalla Università di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico, e la Regione deve sostenere le iniziative per la crescita della conoscenza, che è sempre alla base di tutto. E la vostra associazione ha fatto un intervento importante anche nelle zone terremotate proprio per recuperare le api. Sì, l'abbiamo fatto da volontari perché sappiamo che le zone terremotate, se abbandonate, soprattutto senza la cura degli apicoltori, le api non hanno possibilità di sopravvivenza, e con ciò significa far morire quel territorio, terremotarlo anche da un punto di vista ambientale. Va ricordato a tutti che la biodiversità, la grande biodiversità che ha la nostra regione, è dovuta essenzialmente all'attività dell'APE, quindi non possiamo perderla, è un patrimonio troppo prezioso per lasciarlo alla deriva senza interessi alcuni. Quindi noi siamo a disposizione per fare questa attività, sollecitando le istituzioni che poi sono quelle preposte a produrre interventi concreti. L'Associazione Apicoltori Regione Abruzzo collabora già da tempo con l'Istituto Agrario Rozzi di Teramo? Sì, è nata una collaborazione già l'anno scorso. La collaborazione consiste nella disponibilità da parte dell'Associazione di svolgere dei corsi proprio di specializzazione ai nostri studenti dell'Istituto Agrario, ma partendo proprio dall'installazione di due arnie all'interno del nostro parco. Siete voi adesso a curare quelle api? Loro ci aiutano, noi siamo, insomma, come dire, ai primi passi insieme a loro. Cerchiamo di far appassionare anche i nostri studenti, che potranno avere anche una specializzazione in più alla fine del loro percorso didattico. C'è la collaborazione del vostro istituto anche per il convegno di oggi? Sì, così si completa un po' la nostra filiera, perché oggi, in occasione di questo pranzo e questa degustazione, sono presenti quasi 50 ragazzi dell'istituto di Poppa per quanto riguarda l'accoglienza del personale, per quanto riguarda la sala bar e per quanto riguarda la cucina. È per loro anche un momento di formazione accanto a dei bravi chef.
Arcangelo Zulli è lo chef che tra le tante prelibatezze di questa giornata ha preparato anche una pizza, eccola qua, con dentro tra le altre cose la ventricina, teramana e il miele. Sì. Allora, innanzitutto devo ringraziare le collaboratrici che altrimenti non avremmo potuto presentare cotesto prodotto. Comunque questa è una romana alla pala, una pizza tipicamente croccante che noi abbiamo riportato su una cultura teramana, cioè proprio la ventricina spalmabile teramana, abbinata con una ricotta di bufala, il miele, perché visto che l'argomento della giornata è il miele, le mandorle al mare giustamente per equilibrare il miele e il finocchietto selvatico che nei prodotti a base di carne di maiale è sempre un profumo ben buono da giustificarlo, insomma. Una pizza che è praticamente scomparsa dal tavolo perché è andata veramente bene. Guardi, se me lo dice lei io ci credo, perché noi non l'abbiamo mangiata anche noi, glielo assicuro. Siamo stati impegnati, per cui non ci siamo nemmeno resi conto del lavoro. Panzerotti. Allora, questi sono dei panzerotti fritti, sempre a pasta lievitata, quindi a lievito madre, però li abbiamo creati in quattro modi. Uno, volevamo fare un po' un omaggio a quello che era diciamo la disgrazia di Amatrice e tutto il terremoto, quindi non per essere ripetitivi, ma c'è gli ingredienti tipici della Matriciana, c'è formaggio di pecora, quindi abbiamo messo il pecorino di scanno, il pomodoro del piennolo e il guanciale di maiale. Poi ci sono altri tre tipi, uno col salsicciotto frentano che è un prodotto tipico abruzzese, un altro una robbiola che si produce al nostro paese con i frutti di bosco per ridargli l'acidità e un altro miele, noci, che miele e noci si sposano sempre con la stracciata vaccina. Davide Di Fabio che in questo momento sta preparando un risotto, un primo, e l'ha detto al primo piatto, ad un primo piatto e al dolce, l'impiego del miele anche nei primi piatti. Esatto, allora il piatto che serviamo oggi, visto che quando Alberto mi ha chiamato se volevo partecipare a questa iniziativa, io ho detto assolutamente, sei un mio caro amico, quindi poi è una bella iniziativa perché vuol dire che si smuove qualcosa anche in Abruzzo. E io sono di origini milanesi, sono trasferito qua che avevo 6 anni, quindi per me il piatto della domenica è il risotto, è il riso allo zafferano. Ora, io vengo da Milano, quindi porto qua il riso. Vengo in Abruzzo, abbiamo lo zafferano, che è il nostro oro. E quindi cosa faccio? Faccio un risotto allo zafferano, però come vedete non tosto il riso con burro e cipolla, perché non voglio. Ho preparato una crema, questa crema è fatta con midollo, perché a Milano si usa il midollo, quindi è midollo stufato lentamente con della cipolla, lentamente, e viene aggiunto in cottura del miele profumato allo zafferano per addolcire ancora di più, perché dà quasi quel senso di caramellato. Dopodiché si continua con fondo di vitello e un brodo di capone, zafferano, si emulsiona il tutto e questa sarà la nostra crema che andremo a utilizzare per mantecare il riso. Il riso sarà steso su un piatto sottilissimo, quindi sarà un velluto giallo con sopra del riso croccante, perché a Milano il riso si serve croccante. Siamo chef. Passato in una polvere d'oro che ricorda la Madonnina. In onore anche della Madonnina di Milano. Ovviamente. Invece il dolce si chiamerà l'immagine di fine pasto. Ho voluto semplicemente, visto che siamo quasi a Natale, creare un dolce che è l'immagine di una tovaglia dopo aver mangiato, quindi bucce di mandarino, gusci di noci, frutta secca, agrumi, pistacchi, quelli che sono i nostri sassi d'Abruzzo, così. E c'è, per finire il tutto, una salsa di miele e mandarino. La vostra associazione ha organizzato questo evento, ma lavora tutto l'anno per il settore? Assolutamente sì, la nostra associazione ha organizzato questo evento, una giornata di festa funzionale a far conoscere il valore dell'ape, il valore dell'ape nei termini di produzioni dirette, non solo miele ma tutta un'altra serie di prodotti, ma nei termini anche di valorizzazione del territorio attraverso una serie di produzioni secondarie. Senza le api non avremo modo di avere frutta, verdure, sementi, foraggi
e di conseguenza avremo difficoltà anche in tutta una serie di attività zootecniche successive. Quali sono in Abruzzo i numeri dell'apicoltura? In Abruzzo abbiamo oltre 40.000 alveari, la nostra associazione rappresenta di per sé oltre 250 apicoltori tra hobbisti e partite IVA, quindi effettivamente produttori, associazione che al di là dell'attività svolta quest'oggi di valorizzazione del territorio attraverso i suoi prodotti e il ruolo centrale dell'APE, svolge attività lungo tutto l'anno, in modo particolare di formazione e quindi di arricchimento della conoscenza degli addetti al settore, apicoltori, tecnici, veterinari, quindi miei colleghi, ma anche attraverso attività di sostegno alla produzione apistica in quanto tale, quindi acquisti collettivi che possono essere di vasetti piuttosto che di arnie, telai, materiali sostanzialmente di largo consumo all'apicoltura. Voi avete il compito anche di sostenere, quando è possibile, anche economicamente il settore? Assolutamente sì, sfortunatamente le necessità economiche del settore finora non sono state in maniera adeguata recepite dagli organi istituzionali. Abbiamo avuto modo di incontrare quest'oggi stesso le principali istituzioni del settore, in particolare l'assessore Dino Pepe e il presidente della terza commissione per l'agricoltura in regione, il consigliere Lorenzo Berardinetti, che ci hanno comunque rassicurato sulla volontà delle istituzioni di offrire opportuno sostegno al settore per un'apicoltura diffusa e sostenibile sul territorio. Lei nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di fare rete. Sì, di fatto cercando di raccontarla sia dal punto di vista del territorio, quindi dell'identità dei produttori e del loro prodotto unico, che del fatto poi avere degli strumenti che permettono al mondo, all'Italia in questo caso, di farlo sapere. La cosa più difficile in questo momento è soprattutto mettere insieme competenze diverse e saper gestire al meglio chiaramente questa rappresentazione. La tecnologia in questo momento permette di fare questo, a patto che vengano garantiti alcuni aspetti della rete fondamentali. Il primo su tutti è che l'accesso deve essere libero, non possiamo avere un accesso in qualche modo selezionato e controllato. Quindi tutti devono poter utilizzare, consumatori e produttori, gli stessi strumenti. Cibo Prossimo in questo senso è un progetto che vuole disintermediare completamente la relazione tra produttore e consumatore, garantendo quindi con tramite un accesso libero la possibilità per tutti gli italiani di poter gustare dei prodotti sani nel rispetto dell'ambiente e nella valorizzazione del lavoro dei produttori. La collaborazione tra l'associazione che ha organizzato il convegno e le altre associazioni che hanno partecipato è una scuola del territorio, già questo è un bel esempio di rete territoriale. Certo, questo è diciamo uno dei passaggi anche fondamentali, cioè quello di legare la produzione di mele alle produzioni identitarie, quindi lavorando su un tema da un lato di individuazione di quelle che sono le particolarità territoriali e dall'altra valorizzando quelle che sono appunto delle particolarità legate all'apicoltura che riguardano la produzione di miele all'interno del territorio. Queste collaborazioni si possono ovviamente estendere, cioè possono andare oltre diciamo le semplici o diciamo le più naturali collaborazioni tra produzioni di territorio e apicoltura e possono ad esempio andare a riguardare, a interrogare ad esempio che tipo di agricoltura abbiamo sul territorio stesso. Cioè. Quindi si tratta, diciamo, l'apicoltura può diventare un elemento di ulteriore qualificazione delle produzioni agricole. L'APE tra le altre cose è anche un indicatore della salute ambientale. Sì, certamente, perché l'APE rappresenta, può rappresentare quello che c'è nell'ambiente. Lo possiamo identificare come un microcampionatore, siccome ha durante il suo volo, durante i voli per il bottinamento, va di fiore in fiore, quindi ha l'opportunità di
prelevare a sua insaputa quello che l'uomo mette nell'ambiente, quindi fitofarmaci, ma anche inquinanti o particelle. Sulla sua superficie ci sono dei piccoli peli e quindi queste sostanze possono trasferire. Per cui da parecchi anni noi stiamo cercando di fare questa connessione ambiente, salute, uomo. Ambiente, salute, alimenti e quindi uomo. Se l'ape sopravvive in un determinato ambiente è espressione di un territorio. Di conseguenza l'ape è un indicatore indiretto della salute dell'ambiente e quindi della salute degli alimenti. Lei ha parlato dell'importanza del miele anche per la nostra salute. Certo, il miele è importantissimo per la nostra salute, ma anche per la salute del pianeta, perché 70 delle principali 100 colture dipendono dalle api per l'impollinazione. Oggi abbiamo parlato di miele e di particolari mieli dove le api bottinano su piante officinali, quindi il miele ha delle proprietà salutistiche speciali in più rispetto al miele ordinario. A cosa ci fa bene il miele? Il miele fa bene per tante patologie. L'uso più normale che noi conosciamo è quello per le patologie delle prime vie respiratorie, ma oggi il miele si usa anche in chirurgia, per esempio per la cicatrizzazione delle ferite, e i mieli medicali addirittura in odontoiatria per ridurre la placca dentaria e quindi proteggere il dente dalla carie. C'è consapevolezza tra la gente che il miele ha tutte queste proprietà benefiche anche per la nostra salute? Poca consapevolezza, e soprattutto nel miele, per esempio, non è indicato chiaramente che il miele va conservato al buio e a riparo da fonti di calore, perché in questo modo si perdono tutte le proprietà buone del miele, quindi se lo dobbiamo usare a casa, mai mescolarlo con latte caldo. Nel corso della manifestazione sono stati premiati i migliori apicoltori d'Abruzzo e il premio è dedicato a Carlo Alberto Iannetti, che negli anni 70 ricevette l'incarico dal prefetto proprio di riunire gli apicoltori di tutta la zona a rappresentare la famiglia Iannetti, la figlia di Carlo Alberto. Sì. E lui era un grande appassionato della vita delle api, gli piaceva proprio questa capacità delle api di vivere in società, una società così evoluta, e soprattutto era appassionato di una regina, la ligustica, che è una regina di cui appunto la provincia di Teramo vorrebbe riappropriarsi, perché nel frattempo ci sono stati dei cambiamenti genetici, vorrebbero gli apicoltori abruzzesi vorrebbero tornare alla purezza di questa regina. Sono stati premiati a sorpresa, tra l'altro, perché il nome e il cognome dei vincitori sono usciti, nomi e cognomi, proprio nel corso del pranzo. Sono stati premiati i migliori proprio di tutto l'Abruzzo. Sì, però questi apicoltori di anno in anno diventano sempre più numerosi, perché soprattutto anche tra i giovani, perché questa vita all'aria aperta, anche questa scoprire che l'apicoltura è così vicina all'ecologia, appassiona i giovani, e quindi c'è una moltiplicazione nel numero degli apicoltori.